Sono Ivan Della Valle, anch'io ho preso 25 giorni, quindi sono un sovversivo. Oltre ad essere un sovversivo, sono anche un terrorista no TAV perché sono dalla Valsusa. Quindi vi volevo parlare, non vi ruberò del tempo per spiegarvi quanto è inutile il TAV, 17 miliardi che pagheremo tutti, ma vi volevo raccontare quanto è ipocrita e quanto è assurdo il comportamento del Partito Democratico in Valsusa, che poi andando a Roma è lo stesso. A proposito, ma sono 68 anni che sopportate il Partito Democratico. Ma non vi sembra un po' tanto? Non vi sembra ora di cambiare con un po' di gente onesta? Sì! Fai un po' di anni, non è che siamo più pari. In Valsusa, voi tra l'altro qua in Emilia le conoscete bene, non le cooperative rosse? Vero? Ecco, noi abbiamo imparato a conoscerle perché all'inizio questo progetto del TAV era contestato anche dal Partito Democratico, finto. Quando poi una certa cooperativa che si chiama CMC, che tutte le volte che la cito mi vorrebbe querelare ma poi perde, ha vinto l'appalto, casualmente il Partito Democratico è diventato a favore di quest'opera e ha iniziato piano piano a diventare SITAV. Perché? Perché i soldi andavano ai loro amici, che li garantiscono voti, che li garantiscono soldi. Dopo essere passate SITAV, ha iniziato piano piano a espellere tutte le persone iscritte al partito che erano contrari all'opera, alla faccia della democrazia. Poi vengono a parlare a noi di democrazia interna. Li hanno buttati fuori sindaci, assessori dei comuni che erano contrari all'opera, li hanno espulsi. E come? Mica come noi che facciamo le nostre assemblee, ci passiamo le nottate e poi chiediamo ai cittadini in rete di votare. Loro hanno il loro bel segretario provinciale che è venuto in Valsusa, una persona, e li ha commissariati tutti, alla faccia della democrazia. Queste persone, espulse dal Partito Democratico, cosa hanno fatto? Si sono fatte una loro lista civica. Il Partito Democratico è andato insieme al PDL. Sapete chi ha vinto? Hanno vinto le liste civiche che loro avevano buttato fuori. E loro insieme al PDL hanno perso, come perderanno a livello nazionale, perché non sono più nessuno, non rappresentano più nulla. Dopo questo, io arrivo a Roma è esattamente lo stesso. Quello che loro fanno in Valsusa con le grandi opere, lo fanno con i loro amici di Sorgenia, regalandogli 22 milioni di euro. Lo fanno con le cooperative rosse, che adesso il capo delle cooperative rosse l'hanno messo ministro. Alla faccia del conflitto di interessi, alla faccia del cambiamo verso. Renzi si dovrebbe vergognare di chi ha messo ministro. E poi facciamo le promesse, no? Facciamo le promesse, la Vanna Marchi della politica va lì con le slide a fare le promesse. E non ci sono le coperture. Ma lo avete sentito parlare nelle sue belle slide oppure nei discorsi di appunto tagliare sulle grandi opere, tagliare sul TAV? L'avete sentito tagliare sugli F-35? L'avete sentito tagliare sul gioco d'azzardo? Nulla. È lì che bisognerebbe trovare le coperture, è lì che ci sono i soldi, ma quelli non vengono toccati. E invece fa solo falsi, solo coperture false e illusioni ai cittadini. E noi ci troveremo questi 80 euro in busta, forse, ma li paghiamo la loro campagna elettorale. Questa è solo la campagna elettorale loro per le europee. Finita la campagna elettorale, quei soldi li strapagheremo in altre tasse e ci dissangueranno di nuovo perché non stanno tagliando dove devono, dove ci sono i veri sprechi. Grazie a tutti.